Ragazzi, benvenuti, benvenuti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ma non si vedono i po'. Oggi andremo a testare dei gadget molto in voga in questo periodo. Ovviamente sono qui per comprare le minchiate al posto vostro, perché su TikTok in questo periodo non vedo altro che questi video di merda, dove la gente che non si può permettere un condizionatore va a comprare dei condizionatori portatili. Che non so come sia possibile questi cosi funzionano. Cioè, già il pinguino di per sé è una merda. Saluta la DeLonghi che procede qui. Perché devi mettere il tubo fuori e fa un bordello della Madonna. Immaginatevi questi condizionatori che sto andando a provare in questo istante. Tuttavia, siamo qui per testare, magari ci stupiranno. Tengo a precisare che questi condizionatori che sto andando a provare sono condizionatori portabili e tra l'altro li chiamano personal cooler. Cioè, significa che tu te li devi mettere davanti e ti refrigerano in questa maniera. Un po' come una sorta di ventilatore, però con un refrigerio un po' più intenso, no? Perché c'è il refrigerio? Perché in teoria funzionano a ghiaccio e acqua. Né più né meno. Quindi, siccome ne ho comprati tre di diverso prezzo, uno costa 24,99, uno 39,99 e uno 59,99. Mamma mia, sembro Mastrota dei condizionatori. Forza così. Adesso andremo a provare innanzitutto questi tre prodotti. Ve li faccio vedere. Ve li metto in ordine di prezzo. 29, 39, 59 avevo detto, una roba del genere, ok? Questi sono i tre condizionatori portatili che ho acquistato. Adesso partiamo dal più blando, che in realtà mi sembra quello che abbia il packaging anche un po' più carino. L'attico. Già mi fa venire freddo. Artico. Mamma mia. Però siccome voglio fare le cose fatte bene, guardate qui che cazzo ho comprato. Un termometro ultra professionale a laser, perché voglio vedere effettivamente la temperatura che va a uscire, l'aria che spara questo coso. Sono professionale o non sono professionale? Cazzo, mettete un like perché vi spacco la faccia. Facciamo finta che questo coso super professionale funzioni. Partiamo con l'unboxing del primo artico. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confection. Tra l'altro ho preparato già una bottiglia congelata di acqua bella fresca. Allora, troviamo il cavo USB, perché non penso sti così vada una batteria, ma debbano essere alimentati. E poi abbiamo, tra l'altro questo è quello che vedo più spammato su TikTok perché è anche il più economico. Non abbiamo più un cavo e abbiamo semplicemente il prodotto che si presenta in questa maniera. Qua sopra ci sono dei tasti, ventola e LED. Questo per accenderlo. E l'acqua dove si mette? Ah, ok, ecco qui. Qui c'è il serbatoio dove andrà messa poi l'acqua fredda, perché poi in teoria ci sono sotto dei fogli che si bagnano e vanno a raffrescare l'aria. Qui c'è una ventola enorme, che è praticamente una ventola di un computer, né più né meno, che va a spingere l'aria. Questi fogli qui si vanno praticamente a bagnare di acqua fredda e quindi poi parerà aria più o meno fresca. Quindi alimentiamolo e iniziamo a testare i nostri prodotti. Ok, dovrebbe essere connesso. Qua possiamo impostare la velocità della ventola. Velocità 1, 2, 3. Arriva un bel freschetto, sai? Qua ci mettere l'acqua innanzitutto. Poi qui abbiamo praticamente la luce tipo notturna, che cambia colore RGB, carina. Puoi vedere a che temperatura esce l'aria. La temperatura è a 24.1 gradi al momento, senza acqua. Vediamo con l'acqua. Spero che 2 litri d'acqua bastino per tutti i video. Andiamo a versare la nostra acqua senza possibilmente fare un cortocircuito all'aggeggio. Ovviamente non lo vado a riempire tutto, eh. Ok, intanto vado a vedere se i fogli all'interno si stanno già bagnando. Minchia, sì, si stanno bagnando un botto, top. Ok, quindi adesso andiamo ad accendere, velocità 3, e lo facciamo carburare un attimo. L'acqua a che temperatura è? Vediamo. Minchia, ragazzi, l'acqua è a 1 grado e 8. Cioè, quindi l'acqua è a 1 grado. Bella, bella fresca, mi sembra. Vediamo qui. Prima era 24. Vedi che tipo inizia a scendere, continua a scendere costantemente. Fatemi vedere adesso, giustamente più lo lasciamo andare. 17.8. 17.8 al momento. Questo è quello più economico, ricordiamo. 16.7. 17, più di 17 non va. Non sta scendendo. Quindi questo primo condizionatore portatile fa uscire un massimo di 17 gradi. Ricordiamo che l'acqua è a 1 grado, quindi più o meno mi aspetto una temperatura un po' più bassa. Proviamo adesso il secondo, quello medio costoso. Andiamo a fare questo, che è quello che costava 39,99, una roba del genere, non mi ricordo. Poi metti i prezzi qui in sovraimpressione. Al momento in cui l'ho acquistato io, magari adesso costano di meno, costano di più, non lo so. Andiamo a vedere cosa si c'è là qua dentro. Il condizionatore, un altro ovviamente cavo di ricarica. Minchia, sta cosa, ragazzi,
raga, quando succede mi gaso un sacco. Cavo USB-C, quindi molto moderno, molto moderno. Quindi significa che è un prodotto recente. Andiamo a vedere questo, che mi sembra costruito già molto meglio rispetto a quello di prima, signori. Questo sembra proprio un bel oggettino. C'è anche questa corda in pelle, molto bella, fighissima. Quindi vediamo cosa abbiamo qui. Questo è il frontale. Abbiamo, ah, tra l'altro pannello touch. Qua proprio benessere, ricchezza. Si vede il lusso. Abbiamo un timer 2 ore, 4 ore, 6 ore, quindi quanto vogliamo tenerlo acceso. Pensi il LED, l'umidità, quindi l'acqua che deve pescare, non so cosa significa. La luce, no, la velocità della ventola è l'on e off. Ovviamente qua sotto abbiamo, qua dietro, penso sia lo scolo dell'acqua, non lo so che cosa cazzo. E qua sopra andiamo a mettere effettivamente la nostra acqua fresca, che poi va a bagnare delle robe. Tipo questo non lo posso smontare, vedi? Mi piace, andiamolo immediatamente a provare, che questo mette un bel hype perché sembra super super moderno, cazzo. USB-C qua nel retro e andiamolo ad alimentare. Partito. Molto più silenzioso rispetto a quello di prima. Ah, sta carburando. Aumenta i giri gradualmente. Significa che già qua dentro c'è qualche microprocessore che controlla il tutto. C'è la luce? Ah, ma c'è luce dentro. Che benessere, raga. Ok, già, oh, ti giuro che già mi esce un'aria freschissima. Andiamo a vedere che temperatura mi esce l'aria. Come prima, più o meno 23 gradi circa, perché più o meno la stanza è a questa temperatura, quindi ci sta, perché prende l'aria da qua dietro e poi la butta da davanti. Ok, andiamolo a stoppare e andiamolo a riempire di acqua. Vediamo l'acqua se è sempre a un grado. Figa, 3 gradi, sta iniziando a scendere. Minchia, velocissimo, giustamente c'è caldo. Quindi versiamo. Come prima non lo riempio del tutto. L'acqua ce l'abbiamo, andiamola ad accendere. Questo che cos'è? Forse sai che questo nebulizza tipo l'aria. Ma sì, infatti nebulizza. Però l'aria già inizia a uscire freschina. Nulla di chiaro. No, devo dire. Ti arriva, perché mi arriva. Mi arriva. Velocità massima come prima. Andiamo a sparare il termometro e vediamo a quanto esce. Devo toccare le pale, giustamente. 22,6, 22,5. Siamo ancora a circa 22 gradi. Cioè, raga, guardate che esce. Pochino. Sì, è un botto, dai, si vede. Si vede un sacco, ci sta. Carino. Andiamo a vedere di nuovo la temperatura delle palette. Vediamo se sta scendendo. 22 sempre, non so per quale motivo. 22. Cioè, devo essere sincero, in quello di prima, che è il più economico, usciva aria forse un po' più fresca e in modo più veloce. No, in realtà secondo me questo tipo prende più raggio, perché prima quello a me non arrivava quanto arriva questo. Marika ha deciso di prendere i cubetti di ghiaccio, che sono enormi, quindi vado a metterli subito all'interno dell'acqua. Vediamo se va a raffrescare ancora di più, perché di norma va aggiunta acqua fredda, possibilmente, più cubetti di ghiaccio. Meno non messi, perché comunque, raga, l'acqua è quasi congelata. Ma secondo me bisogna un attimino farlo andare questo per capire. Quindi facciamo una cosa, abbassiamo la velocità della ventola. Adesso l'ho messa a palla. Guarda il secondo momento un botto. Minchia, poi proprio diventa tipo Gesù Cristo. Però l'aria esce fresca, vediamo. Prima non abbiamo superato i 22 gradi, vediamo adesso. Anche qui, 22 gradi non li superiamo però. Ok, adesso siamo a 20.6. Sta man mano scendendo. Però ti spiego perché questo non è come quello di prima, che si bagna tutta la carta e quindi la ventola sposta aria congelata. Questo proprio nebulizza l'aria fresca. Beh, intanto lo lasciamo qui, velocità 1, e lo lasciamo andare. Poi lo vediamo dopo. Nel frattempo facciamo l'unboxing di quello più costoso, che sembra enorme. Questo addirittura ha tipo il coso che si ruota, tipo Dyson, no? Abbiamo un alimentatore suo proprietario per andarlo a provare. Poi abbiamo, ovviamente, il nostro condizionatore portatile. Il principio di funzionamento è tutto lo stesso. C'è un sespaglio. Oddio, però è freddissima adesso. Ah, lo vede il vaporino. Oh, 20 gradi. Ah, visto, più lo lasciamo, chiaramente più fresca esce l'aria. Top. Lo rimetto a velocità 1. Ok, continuiamo con il terzo e ultimo. Possiamo attivare, come potete vedere, la rotation, un timer, il fogging, quindi anche questo nebulizza un po' l'acqua. Power on off. L'acqua dove che va? Ah, devo macchinetta Luca caffè. Che top. Adesso devo staccare questo. Vediamo, prova finale di questo, raga. Ha raggiunto 20 gradi massimo. Continua a essere 20 gradi. 20.4 gradi. Andiamo col test dell'ultimo. Al momento, banalmente, come temperatura stiamo parlando. Poi ripeto, ragazzi, questi sono giocattoli. Non potete raffreddarci una stanza. Ok. Già mi fa il bip di alimentazione. Tipo, le presenti i condizionatori veri e propri. Senti. Ok. Parte.
professionalità, questo è adatto ad esempio per due persone. Ve lo piazzate davanti al letto e vi sventolia davanti a entrambi. Stesso test di prima, anche se non ha un cazzo di senso questo test, me lo continuiamo a fare ormai per partito preso. 23 gradi, 24 circa. Ok, come tutti. Questo è proprio top, si vede. Andiamo a mettere l'acqua, ci mettiamo anche qualche cubetto di ghiaccio. Mettiamo del ghiaccio. Maestro, e andiamo a chiudere. Ok, perfetto. Accendiamo. Questo non ho idea di come funzioni, sono sincero. Quindi andiamo, attiviamo il fogging. Mettiamo velocità massima. Prova. Ai! Bellissimo. Che succede? 22. L'aria la sposta comunque, eh? Però non tanto quanto quello di prima. Quello di prima, quello medio di prezzo, al momento mi sembra quello più stonks. C'è il fogging. Lo vedi? Ah, lo fa ogni tot. Minchia, un botto adesso. Minchia, si vede un botto, raga. Vediamo se riesco a far captare di nuovo con l'iPhone. Che io da qui lo riesco a beccare. Minchia, un botto qui si vede, raga. Guardate qua. Ok, adesso proprio a cannone sta andando. Significa che secondo me è entrato a pieno regime in questo istante. 20 gradi da dove esce il vapore. Non male. 20 gradi ci sta. Vediamo nella ventola proprio, la velocità della ventola. 21 gradi dove c'è la ventola. Ho visto pian piano se li lasci carburare, ovviamente vanno. Oddio, avevo beccato un punto dove c'erano. Oh, 18.7. Quindi significa che l'acqua e il ghiaccio stanno iniziando a fare il loro cazzo di effetto. Allora, vi devo dire, bene ma non benissimo, voglio fare un'altra prova. Questo lo lascio un attimo qui. Voglio riprovare, visto che l'abbiamo lasciato un sacco col ghiaccio, quello di prima. No, questo secondo me è il migliore. Minchia, proprio qua lo senti che l'aria è più fresca. 21, sì. 20. Allora, secondo me al momento questo vince. Ma per essere e fare una cosa equa, riprendo. Che freddo! Oh, spostalo! Riprendo questo, rimetto. Ma non ci entra. Vedrai che quello più economico vince. Perché secondo me vince a mani basse. Ma proprio te lo dico tranquillamente, sorella. No, allora, chiaro che è la mano fredda. Questo è proprio, chimico. Questo è proprio super chimico. Cioè, vuoi non vuoi, questa è l'aria più fresca. Sicuramente questo, che è quello più economico dal punto di vista della temperatura, è il migliore. Cioè, voi non vuoi, questo è il migliore perché è proprio un principio base di merda. Tecnicamente è una merda. Quello che in realtà costa più di tutti, che è questo qui, non mi ha entusiasmato più di tanto, sono sincero. Quindi tra i tre, qual è il migliore secondo me? Allora, qualità-prezzo, questo, il secondo, secondo me molto valido. Se cercate una temperatura un po' più rigida, ma non me ne frega un cazzo le funzionalità, sicuramente questo è il migliore. Minchia, poi il serbatoio dell'acqua qui. Raga, queste sono le mie considerazioni, questi erano i giocattoli provati oggi, condizionatori portatili, funzionano? Sni. Ve li mettete in faccia e funzionano alla stragrande. Certo, per raffreddare una stanza, scordatevelo proprio, ma nemmeno una tenda, ma nemmeno un metro quadro di stanza, raga, niente. Cioè, perché l'aria che esce dopo 20 secondi la perdete tutta. Però, per un refrigerio momentaneo, ci possono stare. Arrivederci.